Ciao a tutti, io sono Elena e bentornati in questo nuovissimo video dedicato a Prison Break. Infatti è un tag dedicato esclusivamente a Prison Break. Non so se ci saranno degli spoiler, quindi be careful se non ancora avete visto Prison Break ma volete farlo o non siete in pari con tutte le puntate, perché non ho ancora letto tutte le domande, le leggerò al momento e vi dovete dare un secondo per tradurle al momento perché sono in inglese, ovviamente. Comunque, Prison Break è una delle serie TV del mio cuore e ce ne vuole per far entrare una serie TV nel mio cuore. In breve, racconta di un signore che è stato ingiustamente accusato di un omicidio, con pena la morte. Quindi il fratello Michael decide di farsi arrestare a proposito per poter far evadere suo fratello dal carcere di Fox River. E quindi lui, ingegnere edile proprio di alto livello, un geniaccio, escogita un piano appunto per far evadere suo fratello e lui dal carcere, ma avrà bisogno ovviamente di aiuto da altri detenuti e Sara Tancredi, che lavora in infermeria del carcere di Fox River, quindi dovrà evadere insieme al fratello e altri detenuti dal carcere di Fox River per salvare appunto il fratello dalla pena di morte. Quindi partiamo subito con le domande e tanto vi racconterò appunto di Prison Break attraverso questo tag. Prima domanda: dove si posiziona Prison Break nella tua lista dei preferiti? Allora, nella seconda posizione, nella seconda perché nella prima c'è Lost e Lost rimarrà sempre, forever and ever, fissa nella prima posizione. Quindi appena dopo Lost c'è Prison Break. Seconda domanda, da 1 a 10 quanto ne sei ossessionato? A 10 c'è Lost, 8,5, anche 9, to, per esagerare c'è Prison Break, quindi un votone proprio alto. Terza domanda, come hai scoperto la serie TV? Come hai scoperto Prison Break? In realtà, proprio un po' a caso, guardavo un video di Michael Righini, non mi ricordo quale. Però comunque aveva detto che Prison Break era una delle sue serie TV preferite, quindi ho pensato: bene, ecco la serie TV che fa il caso mio. Dopo aver letto la trama, visto i trailer, letto recensioni di qua, recensioni di là, ho deciso di iniziare Prison Break e è stato un colpo di fulmine. Quarta domanda: qual è stato il tuo pensiero iniziale dello show della serie TV e come è cambiato dopo averlo visto? All'inizio pensavo che fosse una serie TV che tipo bisognava capire a fondo, tipo Lost, cosa stava accadendo, tipo che aspetta un attimo, devo capire. Però in realtà poi è stato più semplice di quanto pensassi, questa fuga e tutto il loro via vai di cose. Però diciamo che in realtà è stato sempre un colpo di fulmine, sia all'inizio sia dopo, sempre è stata la serie TV del cuore, sia all'inizio che alla fine e tuttora, insomma. Poi, domanda numero 5: cosa ti piace dello show? Allora, a me piace tantissimo il rapporto che hanno Michael e Lincoln, i due fratelli protagonisti di Prison Break, e io li adoro perché hanno un rapporto bellissimo, che fanno di tutto per salvarsi a vicenda. Michael è andato in prigione, si è fatto incarcerare apposta per salvare il fratello. Si è ingegnato delle robe che neanche potete immaginare. Ha fatto delle cose che io non lo so se sarei capace di fare una cosa così per mia sorella. Forse lo farei, però non so se ne sarei capace veramente di farlo. E quindi è questo che mi piace di più di Prison Break. Ma anche il fatto che si sia creata una sorta di amicizia tra i detenuti, in particolar modo tra Michael e Sucre. Si sono conosciuti in carcere e sempre hanno avuto questo rapporto di amicizia, ma anche con Sinot, per esempio, si aiutano a vicenda sia in carcere quando dovranno evadere, ma anche al di fuori della prigione. Quando hanno bisogno di qualcosa, possono contare uno sull'altro e mi piace un sacco questa cosa. Poi, domanda numero 6: chi è il tuo personaggio preferito nella serie TV? Allora, a me piace tantissimo Michael Scofield, il protagonista, però per non cadere così nel banale,
Un altro personaggio che io amo, forse un pelino più di Michael, è T-Bag. Io lo amo, ragazzi, è il più stronzo di tutti, però io lo amo, non ci posso fare niente. Cioè, si vede Prison Break solo per T-Bag a una certa, ve lo dico, vi ho avvisato, quindi preparatevi, se mai dovesse vedere Prison Break, voi a una certa, ve lo assicuro, lo guarderete in parte solo per T-Bag. Numero 7, chi è il tuo ultimo personaggio preferito della serie TV? Sicuramente è Alex Mahone. Io lo odio, ma è normale, credo, che ci sia almeno un personaggio in ogni serie TV che bisogna odiare, perché se non c'è quello che si odia, che stiamo a fa? Ma un altro personaggio che io ho detestato, ma proprio detestato, mai quanto Mahone, però l'ho odiato, è stato Jacob. Jacob è un altro che io sparerei in fronte, ma proprio subito. Se l'avessi saputo prima di Jacob, delle cose che ha fatto, veramente l'avrei ammazzato, ma proprio subito, nel primo secondo. Però purtroppo è andata così come è andata. Numero 8. Come uccideresti il tuo personaggio preferito? Ma come posso uccidere il mio personaggio preferito? Cioè, uccidere T-Bag? Ma come? Ma no, non posso. Però, se proprio devo, forse lo ucciderei a colpi di pistola. Così subito è nato, proprio secco, diretto e vaffanculo. Ecco, almeno ci togliamo il peso, insomma, anche se probabilmente il peso di aver ucciso T-Bag me lo porterò addietro tutta la vita. Quindi speriamo che non tocchi mai uccidere T-Bag. Numero 9, chi è la tua crush? Allora, dopo T-Bag e Scofield, forse Sucre, però ovviamente i primi due sono T-Bag e Scofield perché sono i miei preferiti. Numero 10, se potessi essere un personaggio, chi saresti, chi sceglieresti? Beh, non saprei sinceramente. Sara è l'unica donna, però Sara non lo so, solo perché è fidanzata con Scofield. Forse un po' anche Sucre o anche Abruzzi. Abruzzi è uno tosto, però peccato che fa una brutta fine subito, quindi non lo sceglierei Abruzzi. Quindi sì, forse Sara o Sucre. Numero 11, stagione preferita. Beh, la prima è sempre la prima, però anche la quarta, anche se la quarta, anche quella che io tipo detesto di più, però sì, a livello emotivo la prima sicuramente, perché inizia tutto, no? Nella prima stagione, però anche nella quarta, insomma, ci sono cose, un po' succose, che mi fanno però amare e odiare la quarta stagione. Chi intenda, intenda pure. Poi numero 12, segui il cast e lo show su Twitter e Facebook? No, né su Twitter né su Facebook, perché sono due social che io uso poco, quindi non c'ha senso che seguo il cast su questi due social. Forse seguo Wendt Miller su Twitter, ma non mi ricordo perché ci entro una volta ogni 10 anni probabilmente su Twitter. Su Facebook non seguo nessuno. Quindi quello è poco ma sicuro. Invece li seguo su Instagram. Instagram è un social che uso spessissimo. Se mi volete seguire, seguitemi pure, c'è il link in descrizione. Quindi sì, su Instagram seguo parte del cast di Prison Break, quelli che mi interessano di più, insomma, Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Way Collins, insomma, i personaggi un po' più principali, insomma. Numero 13. Quali tre personaggi ti piacerebbe incontrare? Sicuramente Sucre, T-Bag, ma anche Scofield e Burrows, loro quattro sono quelli che vorrei incontrare di più. Poi, numero 14, se avessi la possibilità di incontrare qualche attore, chi sceglieresti? Mi piacerebbe incontrare Dominic Purcell, che interpreta Lincoln Burrows, e Wentworth Miller, che interpreta Scofield. 15ª e ultima domanda: quale lezione di vita ti ha insegnato guardando questa serie? Beh, ovviamente il rapporto che ci dovrebbe essere tra fratelli mi ha insegnato veramente a fare qualsiasi cosa per mia sorella, così come Scofield ha fatto veramente di tutto per suo fratello.
Quindi probabilmente quello e poi l'unione fa la forza tantissimo, perché se non ci fossero stati gli altri detenuti ad aiutarlo, probabilmente Scofield ce l'avrebbe comunque fatta, però avrebbe avuto più difficoltà a uscire dal carcere insieme a Lincoln, perché in realtà il suo piano iniziale era scappare insieme solo al fratello e invece si è ritrovato poi a far evadere altri detenuti, a farsi aiutare. Comunque le domande sono finite, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, vi lascio le domande giù nell'info box se volete rispondere anche voi. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre risposte e iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!